Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale interamente dedicato all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus. Emergenza sanitaria che va di pari passo però con quella economica. Il Premier Giuseppe Conte ha così stanziato i primi 400 milioni che i comuni dovranno elargire ai cittadini più indigenti tramite buoni pasto o beni alimentari. Secondo molti sindaci però la somma è insufficiente e terminerà a breve. Tra i detrattori del decreto anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ascoltiamo nell'intervista. Lo Stato c'è, ci sono tanti cittadini in difficoltà, vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte, siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Lo Stato c'è. Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'annuncio della firma sabato sera dell'ultimo decreto riguardante l'emergenza coronavirus. Molte famiglie, da quando è stato imposto lo stop alle attività lavorative, si sono ritrovate senza alcuna entrata e in molte città del Mezzogiorno la fame ha spinto molti ad organizzarsi e a saltare i grandi supermercati, a difesa dei quali, in diversi casi, sono stati posti i reparti mobili della polizia. Per scongiurare la rivolta, il Premier ha annunciato l'erogazione di 4,3 miliardi a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, a cui si aggiungono ulteriori 400 milioni destinati ai comuni, i quali dovranno riconvertirli in buoni spesa o direttamente in generi alimentari e beni di prima necessità, da consegnare alla fetta di popolazione più indigente. Di questi 400 milioni, 320 sono distribuiti in base al numero di cittadini residenti in ogni comune e i restanti 80 in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascuno degli 8.000 comuni italiani. All'annuncio di Conte non sono mancate le critiche, in primis da parte dei sindaci. Tra questi vi è il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il 4 miliardi e 3 che Conte dice di dare ai comuni e li mette nel calderone dell'attività di sostegno ai comuni in questo momento di crisi non è null'altro che l'anticipazione del fondo di solidarietà comunale, cioè soldi dei comuni che i comuni accantonano durante l'anno precedente e che il governo in qualche modo poi stanzia trasferendoli ai comuni l'anno successivo. Lo scorso anno fu trasferito il 20 di marzo il 70% del fondo. Ieri, con un decreto del 28 di marzo, viene trasferito il 66%, quindi nulla di straordinario, ma soprattutto questi fondi non sono fondi che servono né per affrontare la emergenza finanziaria che noi abbiamo rispetto ad esempio alla Tari, che non stiamo mandando a casa della gente, non stiamo pretendendo di esigere, ma che comunque costituisce la copertura di un costo fondamentale che è quello dell'igiene urbana, cioè della raccolta dei rifiuti. Quei 4 milioni e 3 non servono per affrontare la crisi, ma servono per fare quello che era già previsto e sono soldi che già i comuni avrebbero dovuto avere. Cosa diversa sono i 400 milioni? I 400 milioni sono invece un finanziamento dedicato alla emergenza che viene dal Covid-19, ma sono una miseria, sono elemosina per i comuni italiani, sono elemosina e illusione per i cittadini. Ora noi li accogliamo ovviamente con spirito positivo perché è un primo segnale, ma questo primo segnale durerà un batter d'occhi per i cittadini. Già da ieri sera io sono stato raggiunto da decine e decine di telefonate e di richieste via social su come questa mattina, cioè lunedì, si potesse accedere a questi benefici. Ovviamente quello che Conte dice in televisione la sera non corrisponde ad un'azione al mattino nei comuni, non solo nel mio, perché bisogna predisporre degli atti, bisogna che le cose siano fatte con trasparenza, non bisogna creare diseguaglianze tra chi potrà ricevere e chi invece aveva diritto ma non riceverà questo beneficio. Quindi comunque è ogni singolo comune che stabilisce i criteri in base ai quali vengono erogati questi fondi. E questa è l'altra criticità che io ieri ho sottolineato anche con l'Associazione Nazionale dei Comuni, perché
pur essendo io vicepresidente, non è che sono uno che non ragiona con la propria testa o che si lascia abbagliare dai flash della ribalta nazionale. I problemi sono oggettivi. Uno tra questi è sicuramente la disparità che si potrebbe creare, quantomeno la diversità di trattamento che si potrebbe creare tra un comune e l'altro. Io con gli altri sindaci di comuni capoluogo di provincia almeno cercherò di fare sintesi affinché le nostre azioni possano essere comuni e le nostre esperienze possano essere messe insieme in modo che la risposta possa essere univoca. Perplessità sono state espresse anche dalla Commissione Antimafia, che parla di un combinato disposto su cui le mafie sono pronte ad approfittare. Ad ogni modo il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha dichiarato che ad aprile sarà disposto un nuovo provvedimento con ulteriori fondi. È chiaro che non potrà esaurirsi qui, ha ammesso il Ministro. Non possiamo pensare di esaudire le esigenze dei cittadini che non possono comprarsi un pezzo di pane. Il Comune di Teramo, attraverso il COC in collaborazione del Banco di Solidarietà, ha già attivato la consegna di pacchi alimentari alle famiglie più bisognose. Intanto si sta lavorando ad un regolamento per disciplinare la distribuzione di buoni pasto previsti dal decreto Conte. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Aiuti alimentari a chi non può uscire di casa, ma anche a chi non può più sostenere alcuna spesa, nemmeno per il cibo. Il Comune di Teramo si è attivato già da giorni attraverso il COC per la consegna di alimenti a domicilio e da oggi, in collaborazione con il Banco di Solidarietà, raggiungerà le famiglie più bisognose per il dono di pacchi alimentari. Il decreto Conte ha stabilito somme di denaro gestite direttamente dai comuni che si tradurranno in buoni spesa per chi non ce la fa. Siamo in collegamento con il vice sindaco del Comune di Teramo, Giovanni Cavallari, che segue da vicino le attività del COC. Assessore, buongiorno. Avete riscontrato molte famiglie bisognose in questi giorni? Diciamo che rispetto alla normalità, ai servizi sociali che già hanno un elenco di famiglie che sono, diciamo, tecnicamente censite o quantomeno che sono vicine ai servizi sociali, continuano ad arrivare richieste di persone che si trovano in difficoltà per la mancanza di lavoro e quindi per un'altrettanta esigenza di carattere economico, e quindi il provvedimento del governo cade sicuramente in un contesto felice. L'applicazione, ieri il sindaco insieme ai dirigenti hanno organizzato, stanno lavorando per creare, quantomeno per insieme all'assessore Ilaria De Santis, per creare un regolamento, una modalità operativa, e nei prossimi giorni saremo sicuramente operativi. E nel frattempo? Nel frattempo, diciamo, grazie al Banco della Solidarietà che si è reso disponibile, abbiamo dei pacchi a lunga conservazione da poter consegnare alle famiglie che ci dovessero chiedere questa esigenza, che ci dovessero rappresentare questa esigenza, e quindi diciamo che siamo pronti anche sotto questo profilo, grazie anche alla Caritas che continua giornalmente ad essere vicini a una serie di cittadini. Laddove ci dovessero essere problemi, il COC è in grado al momento di dare delle risposte immediate che possano servire sicuramente non a risolvere il problema, ma quantomeno a cercare di superare questi periodi veramente difficili. Assessore, quale altre attività svolge il COC? Il COC è diventato un centro di riferimento non solo per i cittadini, ma anche a livello, a mio modesto avviso, anche a livello provinciale. Ieri abbiamo consegnato dei computer per la scuola di Poppa, per la dirigente che ha sollevato questo problema, in tutta la provincia, quindi su tutti i comuni della provincia siamo andati a consegnare a dei ragazzi che non erano in possesso dei personal computer per poter garantire il diritto allo studio. Allora, noi apriamo la consueta finestra in diretta. Abbiamo parlato di buoni pasto, di derrate alimentari, partendo ovviamente dal DPCM di sabato sera del Premier Conte. Allora, do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Ciao Paolo, ben ritrovato. Vediamo alle tue spalle parecchi cartoni, parecchie cose da imballate. Dove sei?
Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio. Siamo nella sede del Banco Alimentare Abruzzo e Molise di Pescara e siamo in compagnia, ovviamente lo ringraziamo, con il direttore del Banco Alimentare Cosimo Trivisani. Direttore, buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Come sempre, anche in questo caso, per aver accolto il nostro invito. Non è la prima volta che veniamo al Banco Alimentare. Banco Alimentare, direttore, che mai come in queste settimane sta lavorando in questa emergenza sanitaria. Il lavoro per voi è cresciuto notevolmente? Beh, diciamo di sì, noi non ci siamo mai fermati in questo periodo, facciamo questo da 22 anni. Sicuramente sono aumentate le richieste, oramai collaboriamo con i COC istituiti nei comuni delle quattro province abruzzesi. Abbiamo aiutato l'altro giorno il comune di Castelli, il comune di Isola del Gran Sasso, collaboriamo col Banco di Solidarietà di Teramo per quanto riguarda tutto l'Interland teramano, col COC di Pescara, Caritas Diocesana, con Chieti, con L'Aquila, proprio oggi ci è arrivata la richiesta dal comune. Quindi siamo completamente operativi. Devo dire che la richiesta è aumentata, non sappiamo bene l'evolversi della realtà. Siamo tutti qui a cercare di rispondere ai bisogni dei nostri fratelli uomini e noi ci adoperiamo per farlo al meglio. Direttore, prima di addentrarci un po' nel merito di quello che fate normalmente e di quello che state facendo invece in queste settimane di emergenza Covid, vogliamo un attimo spiegare a beneficio anche dei nostri telespettatori cos'è il Banco Alimentare e cosa fa una istituzione che, come diceva lei, è nata 22 anni fa e oltre e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in Abruzzo e in Molise in questo caso. Beh, il Banco Alimentare nasce per recuperare lo spreco. Attualmente siamo distributori e garanti per i prodotti della Comunità Europea, ma lo siamo da 20 anni. E ci conoscono tutti per la giornata nazionale della colletta alimentare e recuperiamo dalle aziende. Fater mercoledì ci consegna 5 bancali di candeggina, alcune aziende in Abruzzo che abbiamo chiamato in questi giorni molto importanti, chi ci ha donato le mozzarelle, domani arrivano le ali di pollo, la De Cecco ci dà continuamente prodotto da destinare ai poveri. Diciamo che in questo momento stiamo cercando di assicurare un mix nutrizionale adeguato alle strutture che aiutiamo e di conseguenza alle famiglie che queste strutture aiutano. C'è da dire che il Banco Alimentare, con la donazione di un euro, riesce ad assicurare 7 kg di prodotti alimentari, l'equivalente di 14 pasti completi per i poveri e per le famiglie che in questo momento sono in fase di difficoltà. Lavoriamo in Abruzzo da 22 anni e in Molise, come abbiamo detto, assistiamo circa 30.000 persone attraverso 220 strutture caritative fatte da Caritas, Empori della Solidarietà, associazioni di volontariato, case d'accoglienza, comunità di recupero e in questo momento qua particolare le richieste ad oggi sono aumentate di circa il 20%. A proposito, direttore, di richieste, c'è stata questa crescita che era forse sicuramente prevedibile in questo periodo storico, però mi diceva prima che a differenza dei periodi normali è cambiata un po' la richiesta, chiedono prodotti e generi alimentari diversi da quelli che normalmente voi fornite in maggior numero, è vero? È verissimo, anche perché noi stiamo collaborando, come dicevo prima, con i COC dei comuni e con le mense che attualmente fanno i pasti da sport. Riuscire a recuperare qualcosa che abbia le proteine come i secondi piatti per noi è di fondamentale importanza. Noi ci adoperiamo per recuperare il secco, tra virgolette, che è quel prodotto lì che ci garantisce comunque un mix nutrizionale, però potremmo incrementarlo con quei prodotti che vanno bene per il secondo. Oggi abbiamo ritirato delle uova lesse, come dicevo prima, domani ritiriamo delle ali di pollo, le mozzarelle donate da una grossa azienda abruzzese. Cioè la linea è quella lì, cioè riuscire ad assicurare un mix nutrizionale, anche perché credo che mai come in questo momento va salvaguardata la dignità delle persone che poi mangeranno questi prodotti qua. Ed è anche cambiata la nostra tipologia di intervento, perché se da un lato recuperiamo quello che per le aziende è invendibile, nel caso specifico stiamo chiedendo ad aziende di fare donazione che comunque andrebbe nella grande distribuzione organizzata e avrebbe la stessa qualità, le stesse proteine di un prodotto appena prodotto.
State incontrando, state trovando, direttore, ancora una maggiore generosità proprio in questo periodo da parte delle grosse aziende? Beh, devo dire di sì, ma non solo da parte delle grosse aziende, da parte che secondo me dalla particolarità del popolo abruzzese e molisano. In questi momenti qua tutti si danno da fare. L'unico appello che faccio è che bisogna essere anche intelligenti nel farlo. Ci sono strutture come la nostra, ma anche altre, che da anni fanno questo tipo di attività, il sostegno alimentare alle persone svantaggiate, e bisogna stare attenti a non cadere in iniziative che poi vanno anche in qualche maniera contro le prescrizioni previste dal governo. Prima parlavamo del cambiamento, diciamo, di donazione che c'è stato in queste ultime settimane, perché mi diceva sempre prima, microfoni spenti, che normalmente durante l'anno e soprattutto olio, pasta, legumi, passate di pomodoro, sono queste le tipologie di prodotti che donate con maggiore frequenza. Invece, come diceva prima, ora soprattutto in questo periodo ci sono i secondi, carne, latticini. Sì, dico di sì, i formaggi per esempio sono dei prodotti essenziali per assicurare un secondo piatto, la carne anche se meno gestibile perché è molto più particolare come tipo di prodotto, però ricevere questo tipo di donazioni in questo momento particolare è estremamente importante. Jacopo, il direttore sì. È qui a nostra disposizione, se c'è guarda, qualche domanda da parte sì, tua, qualche Paolo, curiosità sai, ci ascolta. Volevo solo una considerazione magari che puoi girare al direttore del Banco Alimentare Abruzzo. Come si sviluppa in questo preciso momento, ovviamente parliamo di contingenza relativa all'emergenza, come si sviluppa il rapporto tra il Banco Alimentare e i COC, per esempio, dei comuni? Qual è l'attività di coordinamento? Come si sviluppa il coordinamento tra le richieste ovviamente e poi l'assistenza da parte del Banco Alimentare? Certo, allora chiede Jacopo Forcella da studio, in questo momento storico particolare, come siete organizzati con i COC? Vogliamo spiegare un po' nel concreto come funziona, insomma qual è il lavoro che fate con i centri operativi comunali? Allora, è una delle criticità che stiamo affrontando, nel senso che noi ci siamo già passati nel 2009 col terremoto all'Aquila. Riuscire ad essere coordinati, non provare a fare da soli, coordinarsi con i COC, con tutte le associazioni, le strutture che in questo momento si occupano di sostegno alimentare, fare dei tavoli appositi per questo, questo secondo me rende più efficace e decisivo la risposta al bisogno alimentare delle famiglie, dei poveri che in questo momento ne stanno risentendo. Credo che questo sia la soluzione migliore, perché ultimamente, anche in questo weekend, dopo quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio Conte sulla questione alimentare, sono partite delle iniziative, ma molto, come devo dire, molto individualistiche, che molte volte non tengono presente e rischiano di fare un danno piuttosto che essere una risposta al bisogno effettivo. Quindi bisogna provare in tutti i modi di coordinarsi, noi come al solito diamo la nostra disponibilità perché facciamo questo da 20 anni, abbiamo un magazzino attrezzato, abbiamo le celle frighe per il prodotto che va, per il prodotto fresco, abbiamo le celle frighe per i surgelati, abbiamo 2 furgoni isotermici, abbiamo gli spazi, diamo tutta la nostra disponibilità a questi tavoli che evidentemente comunque vanno coordinati. Grazie Paolo, al scusami, direttore del Banco Alimentare. Sì, una considerazione flash. Ovviamente è differente la portata dei cittadini coinvolti nell'emergenza, quindi questo è assodato, è la premessa della mia considerazione. Però, visto che prima il direttore ha parlato del terremoto, del sisma di qualche anno fa, io volevo chiedere in che cosa, se questa emergenza è diversa, è differente, per quale aspetto è differente, oppure se poi le emergenze in fondo, al di là dello spettro di persone che coinvolge, si somigliano un po' tutte. Certo, allora l'altra domanda da studio è che riguarda proprio la differenza del vostro lavoro, se c'è stata questa differenza di lavoro rispetto al periodo del terremoto, all'emergenza del terremoto di qualche anno fa. Oggi quali sono le differenze, se ce ne sono, o sono emergenze che dal punto di vista del vostro lavoro si assomigliano? Ma sicuramente è una situazione in evolversi. Durante il terremoto c'era una
provincia particolarmente colpita, che era quella dell'Aquila, e forse era anche molto più facile intervenire. In questo caso qua ci sono due fattori da tenere presenti. Uno sono le prescrizioni, perché innanzitutto va tutelata la salute mia, dei miei collaboratori, dei nostri volontari e delle strutture che vengono qui a ritirare i prodotti o a cui andiamo noi a portarli a domicilio. Tra l'altro, direttore, quindi, mi scusi se la interrompo, a proposito di prescrizioni, mi diceva prima che i vostri collaboratori, i vostri volontari di più di 65 anni in questo periodo non stanno venendo a lavorare qui. Beh, da voi. Li sentiamo tutti i giorni per stargli vicino, però gli abbiamo chiesto di rimanere a casa, perché secondo me è importante obbedire a quello che ci sta chiedendo il governo. E obbedendolo in maniera intelligente. Noi anche qui oramai facciamo entrare una alla volta, i nostri volontari sanno che devono stare a un metro di distanza tra di loro, sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, guanti, mascherine, abbiamo il detergente per le mani, sanno che ogni consegna che facciamo devono lavarsi le mani, puliamo, sanifichiamo tutti i giorni i nostri ripiani, i nostri carrelli elevatori, le maniglie. Voglio dire, questo è sicuramente qualcosa di diverso dal terremoto. In più è una situazione che, ahimè, credo che nessuno di noi possa né comprendere né capire qual è l'evolversi. Quindi comunque rispetto al terremoto, che magari è un evento straordinario, specifico, in questo evento qua affrontiamo le stesse difficoltà che ogni persona di noi sta affrontando. Grazie, Paolo, grazie davvero al direttore del Banco Alimentare. Cittadini abruzzesi per sostenere o aiutare il Banco Alimentare, veramente solo un appendice, come possono fare i cittadini per sostenere e aiutare il Banco Alimentare, vogliamo ricordarlo. E certo, era anche quello che avrei voluto dire prima di salutarci, diceva il collega da studio: chi vuole aiutare il Banco Alimentare, chi vuole collaborare con voi, chi vuole dare una mano al Banco Alimentare Abruzzo e Molise, cosa deve fare, a chi deve rivolgersi? Vogliamo dare anche qualche informazione di servizio, direttore? Lo dico come lo accennavo prima, dare un euro in questo momento al Banco Alimentare equivale a raccogliere e a distribuire 7 kg di prodotti alimentari, l'equivalente di 14 pasti. Non è un dato che ci siamo inventati noi, è un dato della Federazione dei Banchi Europei. Fare volontariato ci arrivano richieste continue. Vogliamo ricordare anche dove si trova il Banco Alimentare, anche l'indirizzo, una pagina Facebook, un indirizzo email. Il Banco Alimentare si trova a Pescara in via Celestino V numero 4, zona Nuovo Tribunale. Abbiamo una pagina internet che è la Banco Alimentare dell'Abruzzo, basta andare su fondazione bancoalimentare.it e cliccare su Abruzzo, dove ci sono anche tutti i riferimenti per eventuali donazioni o proposte di collaborazione. Siamo una realtà regionale, ma direi biregionale, perché aiutiamo Abruzzo e Molise, e credo che è 22 anni che facciamo questo tipo di attività. Molta gente ha stima di noi. Cioè abbiamo una pagina Facebook, basta cercare Facebook Banco Alimentare Abruzzo e ci sono tutte le indicazioni, tutte le informazioni in tempo reale di quello che sta accadendo nella nostra attività in questo momento. Benissimo, grazie. Grazie ancora al direttore del Banco Alimentare Abruzzo Molise, Cosimo Trivisani. Da Pescara è tutto. Jacopo, a te la linea. Grazie, grazie Paolo. Grazie ovviamente al direttore del Banco Alimentare, Cosimo Trivisani. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché un farmaco noto da 70 anni è utilizzato negli anni 50 per combattere la malaria. I ricercatori del San Raffaele di Milano stanno conducendo studi sul Plaquenil, le risultanze da laboratorio sono positive e ora si aspetta la sperimentazione clinica sui pazienti. Intanto l'AIFA ieri ha autorizzato le altre tre sperimentazioni, vediamo il servizio. Un nuovo piccolo raggio di luce dal mondo dei farmaci nel contrasto al coronavirus. Una speranza che arriva dal passato. Si parla infatti del Plaquenil, farmaco noto addirittura dagli anni 50, utilizzato per combattere la malaria. I ricercatori dell'Istituto San Raffaele di Milano stanno eseguendo studi che ripercorrono le sperimentazioni in laboratorio condotte negli Stati Uniti nel 2005, che diedero delle risultanze interessanti poiché il Plaquenil si era dimostrato efficace come antivirale nei confronti del virus SARS-CoV, responsabile
responsabile dell'epidemia della SARS nel 2003. Studi cui poi non fu dato seguito, visto che quell'epidemia si è arrestata in tempi relativamente brevi e quel virus si era naturalmente estinto. Studi che ora sono ripresi, poiché il virus che genera la malattia da Covid è un coronavirus parente di quello della SARS. Le sperimentazioni in laboratorio hanno evidenziato che il Plaquenil, somministrato prima di contrarre l'infezione o dopo averla contratta, non sembra sortire buoni risultati. Le cose cambiano se la somministrazione viene fatta prima e dopo l'infezione. In quel caso il farmaco sembra esprimere il suo meglio e avere così il sopravvento sul coronavirus. Gli studi si trovano ancora in uno stadio iniziale. Intanto va chiarito il meccanismo tramite il quale il farmaco riesca a inibire la replicazione virale all'interno delle cellule infette. E soprattutto questi sono dei risultati da laboratorio. Il prossimo passaggio sarà la sperimentazione sull'uomo, testarne sul campo dunque l'efficacia e gli eventuali effetti collaterali. Se i test su pazienti dovessero dare conferma dei risultati da laboratorio, allora si potrebbe immaginare una somministrazione del farmaco in via preventiva, a mo' di profilassi, e poi una eventuale successiva in caso di contagio da coronavirus. Ma per questo serviranno ulteriore tempo e, come detto, evidenze scientifiche sul campo. Nel frattempo è notizia della giornata di ieri che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera per la sperimentazione di 3 farmaci. Uno di questi è riferito ad un farmaco divenuto familiare di questi tempi, il tocilizumab, che, come confermato anche dal direttore dell'unità di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, sta dando risultati confortanti tra i pazienti abruzzesi. Questo nuovo ulteriore studio però intende testare il tocilizumab in via precoce sui pazienti che hanno contratto il Covid-19 e quindi verificare se una sua immediata somministrazione può ridurre il rischio che il degente, affetto da polmonite, debba fare ricorso a ventilazione assistita. Gli altri 2 studi riguardano la somministrazione endovenosa dell'amapalumab e del sarilumab, farmaci che, come il più noto tocilizumab, agiscono in maniera diversa ma con uno scopo comune, quello di diminuire in maniera considerevole una delle complicanze più subdole della malattia da Covid-19, l'eccesso della risposta immunitaria, che ha come conseguenza la portata abnorme del processo infiammatorio, che si traduce in una precipitazione del quadro clinico del paziente. Continua l'impegno di Deco S.p.A. a sostegno degli ospedali abruzzesi impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Dopo l'annunzione di 100.000 euro a favore della ASL di Pescara, Deco ha consegnato a titolo gratuito 450 tute protettive per il personale sanitario e parasanitario impiegato nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Un modo questo con cui l'azienda e tutti i suoi lavoratori hanno voluto rafforzare il senso di appartenenza alla comunità abruzzese ed esprimere profonda gratitudine al personale sanitario ed ospedaliero che sta affrontando con spirito di sacrificio e massima professionalità l'emergenza in corso. Tamponi per tutti i residenti di Castiglione e Messer Raimondo, a cominciare dai soggetti più esposti. Continua ad essere questa a gran voce la richiesta del sindaco Vincenzo D'Ercole alla Regione Abruzzo. Lo stesso sindaco comunica poi il decesso di un'altra persona. Le vittime raggiungono quota 13. Vediamo. Buongiorno al sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole. Intanto, prima domanda sulle sue condizioni di salute. Sto bene, da alcuni giorni non ho nessun problema e quindi ho recuperato al 100%, spero che passi così questa positività. Ecco, quindi ti sottoporrai al tampone nei prossimi giorni per vedere se adesso sarai negativo. Sì, fino a quel momento resterò a casa e continuerò a lavorare da casa. Intanto in questi giorni Castiglione sta aumentando i suoi numeri di contagio, soprattutto sta aumentando il numero dei decessi. Ecco, a gran voce hai chiesto aiuto e lo stai continuando a chiedere. Sì, purtroppo siamo a 56 positivi e aggiornamento questa mattina. 13 morti, e quindi io continuo a chiedere alla ASL un focus maggiore per questa zona, uno screening generale, visto che i numeri, ahimè, ad oggi sono ogni giorno peggiori. Ecco, la tua richiesta è soprattutto una, ed è quella dell'effettuare i tamponi a tutti. Sì, certamente, di effettuare più tamponi possibile e iniziare
prima da coloro che sono sul fronte ogni giorno, come i commercianti che hanno gli alimentari aperti, i supermercati, i vari volontari che girano per le case, protezione civile, Croce Rossa e farmacia, comunque quelli che sono sul fronte che potrebbero veicolare il virus. Certo, ecco, questo è il tuo messaggio e il messaggio anche degli altri sindaci della zona, ormai sta diventando un grido disperato. Ecco, avete chiesto anche un presidio sanitario che però fino adesso non è arrivato. Sì, il presidio sanitario lo chiediamo ormai da settimane, è la prima richiesta che avevamo fatto, questo per evitare di far andare più persone in ospedale e quindi avere uno screening sul territorio. Ad oggi non abbiamo avuto ancora nessun tipo di risposta, però noi continuiamo a chiedere fino a quando non otterremo i nostri obiettivi. Ecco, ormai già da una settimana, quasi due, c'è questa zona rossa, come sta andando? Siete ormai abituati con i controlli? Ecco, che cosa, com'è il controllo sul territorio? Sì, sta andando, diciamo, abbastanza bene, ci sono ancora alcune lacune da andare a capire e a sbrogliare, ma sono problematiche burocratiche delle varie autorizzazioni che toccano i sindaci, ma non l'obiettivo era quello di chiudere e di cercare di far muovere meno gente possibile. Penso che ci siamo arrivati a questo obiettivo. Ecco, abbiamo toccato questo punto, ieri è arrivata la nuova ordinanza del Presidente Marsiglio che di fatto vi delega ad autorizzare gli spostamenti fuori dalla zona rossa. Ecco, questo è un altro problema in più. No, è un problema in più a livello lavorativo e burocratico sui comuni, perché ad esempio il mio ha tutti i dipendenti in quarantena vista la mia positività, però ci sono alcune attività che non possono fermarsi, come ad esempio i servizi e la gestione delle varie reti, quindi parliamo di acquedotti, di metanodotti, che hanno alcune aziende che risiedono nella zona rossa e non possono non uscire, anche perché metteremo in crisi il resto del territorio con la zona rossa. Ecco, per concludere, qual è la situazione delle altre persone che sono a casa, anche quelle che sono per adesso asintomatiche o comunque che non hanno fatto il tampone, che hanno un po' così degli stati febbrili riconducibili a questo Covid? A parte alcuni ricoverati sul territorio, dalle mie notizie che ho, non ho nessun caso particolare in questo momento. Mi auguro che nei prossimi giorni resti così e piano piano iniziamo ad avere qualche buona notizia e qualche buon segnale. Richieste del sindaco di Castiglione che sembrano essere state accolte, ed è anche il titolo della nostra ultima ora. Da mercoledì tamponi a Castiglienti, Castiglione e Messer Raimondo e Montefino, e prendiamo proprio il post pubblicato qualche minuto fa da Vincenzo D'Erco, il sindaco di Castiglione e Messer Raimondo, che avete appena sentito, a seguito, dice, di un'importante interlocuzione con il direttore del Dipartimento Prevenzione Ercole D'Annunzio della ASL di Teramo. Nella giornata di mercoledì 1 aprile, dunque dopodomani, sui nostri territori comunali vi saranno due ambulanze che effettueranno tamponi per il virus Covid-19. Tali controlli, in questa prima fase, riguarderanno le persone che, individuate dai medici di base, hanno dei sintomi da coronavirus e sono a casa, oltre che, con una postazione fissa, si estenderanno alle persone che per lavoro sono quotidianamente esposti al rischio contagio e trasmissione. A titolo esemplificativo, farmacisti, volontari, operatori di qualsiasi genere che per via della loro attività sono a contatto con le persone. Un piccolo passo avanti, scrive D'Ercole, che ci consentirà nei prossimi giorni di avere un quadro più delineato dei contagiati, già infinitamente troppi per la nostra realtà. Per i comuni di Castiglione, Castiglienti, Montefino, nella giornata, lo ripetiamo, di mercoledì 1 aprile. Dunque questi sono tre centri che vedranno appunto due ambulanze che effettueranno tamponi per il Covid-19, e come vedete anche il titolo della nostra ultima ora, che di fatto riprende quello che era stata l'appello che avete appena sentito del primo cittadino di Castiglione, Vincenzo D'Ercole. Adesso andiamo con una notizia, perché l'app YouPol della Polizia di Stato si aggiorna per garantire
la massima accessibilità al pronto intervento della Polizia di Stato. L'applicazione si aggiorna prevedendo la possibilità di segnalare i reati di violenza domestica con le stesse modalità e caratteristiche delle altre tipologie di segnalazione. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, l'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto, per esempio i vicini di casa, può ovviamente denunciare il fatto all'autorità di polizia inviando un messaggio anche con foto e video. Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il 113. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della questura competente per territorio. Ricordiamo che per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima. Due posti letto sono stati sottratti al reparto di rianimazione dell'ospedale Renzetti di Lanciano. La decisione presa dal manager della ASL Shell ha fatto arrabbiare il sindaco Mario Pupillo, che ascoltiamo. In queste settimane abbiamo collaborato con discrezione, come si dice, affari spenti, attivandoci per aiutare l'ospedale Renzetti di Lanciano. Come comune abbiamo donato un respiratore che siamo riusciti a reperire con grande difficoltà, ma siamo stati felicissimi di questa donazione. Questa collaborazione discreta e responsabile però è stata ripagata da un'azione autoritaria del direttore aziendale che senza nessun preavviso e senza condividere la scelta con il dirigente, ovvero il primario del reparto di anestesia e rianimazione di Lanciano, ha sottratto due posti letto trasferendoli in un altro ospedale. Ora nulla da criticare se occorrono in un altro ospedale, questo non è un problema, ma la modalità con cui si è svolta questa operazione veramente ci preoccupa e ci è dispiaciuto. Non si può sottrarre e fare questa operazione senza coinvolgere i medici, senza avvisare anche il sindaco della città, che è la massima autorità sanitaria. Ecco, una mancanza di rispetto verso l'ospedale Renzetti, verso coloro che ci lavorano e si impegnano. È una modalità che è veramente disdicevole, ma che inquadra un po' quella che è la personalità del nostro direttore, che già in altre occasioni si è fatto notare. Il direttore non voleva mettere le tende per il triage, per esempio, perché non so con quale cognizione, essendo un ingegnere e non un medico. E io dico, perché non riapre il reparto di ortopedia? Io ho telefonato ieri cercando di capire il perché, non ho avuto risposta. Il direttore, attraverso un suo collaboratore, ha detto che non aveva tempo. Ecco, l'ospedale di Lanciano è un no Covid, allora deve funzionare, e sottraiamo due posti di rianimazione e il reparto di medicina e le mascherine, i guanti, i presidi per proteggere i medici e gli infermieri, perché non arrivano? E non si è fatta attendere la replica del manager della ASL, Thomas Shell, manager della ASL Lanciano Vastocchieti. Sono alla ricerca di tutte le soluzioni possibili per salvare due vite. Non abbiamo più posti per i casi disperati, si legge nella nota diramata dal direttore generale. Non possiamo più accettarne, mentre alla rianimazione di Lanciano su 6 posti disponibili ne erano occupati solo 3. Dov'è dunque l'oltraggio? Chiede Shell. È giusto che i cittadini di Lanciano sappiano che chiunque di loro, nel malaugurato caso, dovesse avere bisogno di supporto respiratorio per contagio da coronavirus, dovrà essere portato a Chieti, perché la terapia intensiva del Renzetti è riservata a pazienti in condizioni critiche a causa di altre patologie. Siamo in un'emergenza gravissima e la decisione di spostare temporaneamente due letti, afferma il manager, è stata presa in presenza del primario della rianimazione di Lanciano. Adesso parliamo di sport. Andiamo in casa Pescara, perché originario di Alzano in provincia di Bergamo, uno dei comuni focolaio dell'epidemia da coronavirus, il centrocampista del Pescara Filippo Menegoni ha raccontato la propria preoccupazione per le condizioni dei propri familiari. Ha dichiarato di aver pensato anche di far venire a Pescara i propri genitori. No, Mike, io bene, dai. Allora, praticamente ho fatto le 2 settimane a casa da solo, da quando abbiamo smesso,
E poi ora mi sono trasferito da Luca Clemenza, che anche lui era da solo. Almeno le giornate passano un po' più in fretta, perché io ero a casa da solo, così, senza famiglia, senza niente. Era già un po' pesante, quindi adesso sei in due, magari ogni tanto parli, guardi le serie, un po' la play. Comunque, e all'inizio non dico che l'avevo presa un po' sotto campo anch'io, però non la reputavo così pesante. Purtroppo col passare dei giorni, come si vedono dai telegiornali e tutto, a Bergamo sta diventando sempre peggio. Anch'io, sentendo i miei genitori, dicono che c'è un po' un clima surreale. Si parla di ambulanze ogni 10 minuti, ospedali pieni. Addirittura il rischio è che se qualcuno si fa male o gli succede qualcosa, di andare in ospedale non può, perché l'ospedale è veramente pieno, non si sa più cosa fare. Ora stanno costruendo un altro ospedale lì a Bergamo per ampliare i posti e con più respiratori e tutto. Però diciamo che la situazione a Bergamo è veramente un po' pesante. Ogni giorno sto guardando le news così per tenermi informato, sento tutta la mia famiglia. Per ora la mia famiglia è tutto bene, però bisogna stare molto attenti veramente. La situazione è diventata pesante appunto perché, come dici tu, anche se capitasse qualcosa a un tuo parente, così, comunque tu non puoi stargli vicino. Anche i miei parenti che sono su, se per caso la mamma di mia mamma o i genitori di miei genitori stessero male, tu comunque non puoi andare in ospedale a aiutarli, non puoi far niente, devi stare lontano da tutti. E io sapere anche quella cosa qui, che comunque non posso stare con la mia famiglia, roba così, qui la situazione magari è un po' più tranquilla, diciamo, quindi vabbè. Però io già 2-3 settimane fa dicevo a tutti, per favore non andate a lavorare, venite qui. Addirittura io volevo far venire qui tutta la mia famiglia, farli star qui. Però non facevano già più uscire nessuno, robe così. Perché veramente adesso Bergamo è diventata pesante. Loro mi dicono che possono uscire solo per fare la spesa, ma escono veramente raramente, una volta a settimana, oppure la frutta, così la fanno arrivare a casa. Perché anche uscire, andare al supermercato è diventato un rischio. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.